Pietro Aimonetto, ciclista braidese, passista scalatore, categoria juniores, adesso sei in forza alla Bustese. Io però ti chiedo subito, so che domenica, insomma, questo fine settimana hai un'importantissima gara a Città di Castello e dici di che cosa si tratta? Sì, si tratta del campionato italiano, una gara su 135 km circa, che vedrà il via migliori juniores della... italiani e speriamo di ottenere un bel risultato e se si può centrare il risultato pieno sarebbe fantastico. E Pietro, tu sei un ragazzo, vabbè, a parte essere molto giovane, sei partito in una società qui della zona del Bradese Melograno, sei poi passato all'Esperia Piasco e adesso sei alla Bustese, hai già fatto un cammino importante. Sì, è un cammino che parte da quando siamo piccini fino adesso a diventare juniores, che mi ha visto partecipare in più squadre e pian pianino allargarsi sempre di più fino a sconfinare appunto fuori regione, anche se sono ancora tesserato per il Piemonte, ma la società è lombarda della Busto Arsizio. Certo. E quali sono i risultati, le gare eccellenti alle quali hai partecipato, ma soprattutto anche i trionfi che ti sei già portato a casa? Sì, l'anno scorso un cronometro nelle Marche, mentre quest'anno, nel giorno di Pasqua, la Primavera Cup a Massa, sono riuscito a vincere nel giorno di Pasqua e poi importanti piazzamenti, soprattutto in una corsa che era Coppa delle Nazioni in Francia, con la nazionale, si chiama Trophée Saint-Morbihan, dove ho colto un ottavo posto in una tappa e il nono posto in generale. Tra l'altro, mi dicevi prima, microfoni spenti, ed è una cosa che mi è rimasta lì, in stand-by, sei stato anche riserva della Parigi-Roubaix. Sì, ci fosse stato qualche problema, diciamo, ai titolari della nazionale, sarei andato a correrla, purtroppo da parte mia non è successo, però è comunque un orgoglio. E qual è il, vabbè, sembra un po' scontato e magari la risposta già la so, però qual è il tuo sogno nel cassetto o quali sono i tuoi obiettivi futuri? Allora, nell'immediato futuro ovviamente c'è il campionato italiano e la partecipazione al mondiale sarebbe importante per me, e invece in un futuro più lontano diventare professionista e fare del ciclismo la mia vita. Ti sei già interfacciato con Davide Cassani o comunque anche con ciclisti importanti? Ecco. Sì, Davide Cassani l'abbiamo conosciuto durante un ritiro con la nazionale nel mese di marzo. È sembrata una persona, vabbè, ovviamente simpatica, disponibile e che crede nei suoi valori e che educa i ragazzi a crescere pian pianino, così come il CT della Nazionale Juniores, che si chiama Rino De Candido, cerca di fare lo stesso e motivare i ragazzi a dare sempre meglio di sé in tutte le corse, che sia con la Nazionale che con il club. Chiudo chiedendoti questo aspetto qua, com'è per un ragazzo, comunque tu sei partito molto giovane, sei ancora giovane ma stai crescendo, dedicarsi al ciclismo, che non è sempre il solito calcio, che non è magari sempre il solito sport, con pieno rispetto per qualsiasi disciplina, e ovviamente ci mancherebbe, però com'è appassionarsi di uno sport così, che sappiamo essere molto molto faticoso, con tante ore in serie e tante ore di allenamento? È complicato, perché nei vari periodi dell'anno vedi amici spesso uscire la sera, festeggiare, te non puoi, devi stare in casa. Non puoi magari mangiarti una pizza il sabato sera, devi aspettare, devi volerlo davvero, perché sennò diventa un peso e quando è un peso non riesci ad andare avanti.